Sera. E grazie per essere qui e aver portato questo messaggio. Allora, per chi non mi conosce, io sono Laura Camerotto e sono una delle insegnanti della scuola dell'infanzia flautomatico qui di Fossalta di Piave. Allora, la serata di questa sera e quella di martedì, mercoledì prossimo, sono due conferenze che rientrano nell'ambito di un'iniziativa all'interno di due progetti, uno realizzato dalla scuola dell'infanzia flautomatico alla ricerca dei cibi perduti e un altro organizzato dal comune di Fossalta di Piave sulle pari opportunità. E a proposito del comune e dell'amministrazione comunale di Fossalta, a nome della scuola e del dirigente scolastico, che stasera non c'è ma porta i suoi saluti, e dobbiamo ringraziare l'amministrazione e in particolare l'assessore all'istruzione e alle pari opportunità Alessandra Sartoretto per aver colto questa nostra idea e aver patrocinato il tutto come amministrazione comunale. Allora, mentre sul progetto delle pari opportunità dirà poi qualcosa l'assessore, volevo dire qualcosa sul nostro progetto. E perché siamo qui e cos'è che ha fatto scatenare anche queste due la programmazione di queste due conferenze e l'onore di avere questa sera qui la dottoressa Michela Trevisà, biologa, nutrizionista che di alimentazione di bambini ne sa molto, e poi la prossima settimana la dottoressa Sara Fregonese, che affronterà la cosa da un altro punto di vista, però ambedue insomma estremamente interessanti. Ecco, il motivo per cui noi Scuola dell'Infanzia abbiamo deciso di fare questo tipo di progetto ha una serie di motivazioni, non ne ha una sola. Una fra queste, insomma, quest'anno nel 2015 l'Italia è un po' al centro del mondo con l'argomento alimentazione, con l'Expo del 2015, no? A Milano, e questo era già un motivo. Un paio di anni fa abbiamo fatto un progetto sui diritti dei bambini e i bambini hanno scoperto che uno dei diritti era appunto quello loro dicevano il diritto di mangiare, dicevano i bambini, il diritto all'alimentazione, e abbiamo visto anche in me che ci sono tanti bambini in tante parti del mondo che da mangiare proprio non ne hanno, e questa volta abbiamo detto ma noi ne abbiamo, forse ne abbiamo anche troppo, e allora cerchiamo anche di mangiare bene, questo è un altro motivo. E poi forse è più difficile, più complesso, ci arrivano sempre di più dati allarmanti, e non solo da oltreoceano ma anche in Italia, su studi fatti da medici, da pediatri, da nutrizionisti, che ci dicono che anche in Italia sono in aumento problematiche dei bambini relativamente a una cattiva alimentazione. Queste sono le nostre motivazioni, però noi siamo insegnanti e lavoriamo con un'utenza di bambini dai 3 ai 6 anni. Non è che possiamo entrare in classe e dire bambini oggi parliamo dell'alimentazione, non funziona così. Dobbiamo creare un contesto motivazionale importante, emotivo, affettivo. E quindi anche quest'anno siamo ricorsi un po' a quello che per noi è uno strumento direi indispensabile e insostituibile, che è la valorizzazione del gioco come strumento per l'apprendimento. Ai bambini piace tantissimo giocare a far finta che. E questa volta far finta che, quindi un contesto che va dal teatro, però nel quale i bambini col gioco del far finta che si identificano, esprimono le loro emozioni, si rassicurano. E anche quest'anno quindi abbiamo creato un contesto per far nascere questo progetto per parlare dell'alimentazione. Noi a scuola abbiamo una serie di personaggi fantastici che rappresentano un po' le sfere cognitive e affettive del bambino, e ne abbiamo una in particolare che questa ve la presento, dottoressa me la passi per favore, ed è questa qui, il nostro personaggio, me lo può dare così, sì. E questa è la maestra Carlotta. La maestra Carlotta rappresenta un po' la sfera affettiva, nel senso che è una maestra comprensiva, ascolta i bambini, quindi sempre in ascolto, li rassicura, e per questo è un personaggio che ai bambini piace molto. Abbiamo scoperto però circa una ventina di giorni fa, di 20 giorni fa, siamo arrivati tutti a scuola e abbiamo trovato che la Carlotta stava male, era caduta di mezzo a altri personaggi, aveva la febbre, quindi abbiamo fatto il gioco del far finta che, abbiamo misurato la febbre, aveva la febbre alta, accusava dolori allo stomaco e alla pancia. Noi con gli strumenti che abbiamo a scuola, quindi il termometro, un po' di tachipirina, un po' di ghiaccio, un tè caldo, abbiamo cercato di tamponare, ma la cosa non si risolveva.
Quindi come si fa in tutti i casi di malattie, cosa si fa? Si chiama il medico. E qui abbiamo avuto una complicità eccezionale da parte di un vostro medico qui del paese di Fossalta, che è la dottoressa Sara Fregonese, che ringrazio anche per la sua presenza, e con una professionalità incredibile, e chiaramente con la nostra complicità, si è presentata a scuola una mattina a visitare la Carlotta in camice bianco, con la sua valigetta e i suoi strumenti. E vi dico che attorno alla maestra Carlotta c'erano 50 bambini con un silenzio che veramente faceva un po' spavento anche a noi adulti per l'attenzione che avevano. La diagnosi della dottoressa è stata chiara, perché nel frattempo abbiamo scoperto che nella dispensa della maestra Carlotta c'era di tutto e c'era un po', eccola qua, la dispensa della maestra Carlotta era quella. Abbiamo scoperto che la Carlotta mangiava esclusivamente fonzi, patatine, beveva Coca-Cola, aranciate, maionese e un po' quelle che con i bambini abbiamo chiamato, pur non essendo un termine meraviglioso, le schifezze. Mangiava solo quello. E allora la dottoressa ha detto: non si può mangiare solo quello, bisogna perlomeno introdurre qualcosina di importante. Intanto cominciamo a bere acqua, a provare, cominciamo ad assaggiare un po' di frutta, un po' di verdura e soprattutto i cereali. Da qui, ecco, io mi fermo qui, nel senso che da qui partono tutta una serie di attività nella nostra scuola, come la costruzione di un orto. Siamo andati in una scuola di San Donà di Piave, 13 martiri, e qui c'è anche il nostro maestro Agostino presente, ringrazio per l'accoglienza che abbiamo avuto. Loro esperti già da molto tempo di questo tipo di progetti ci hanno regalato i semi per fare l'orto, e loro, pirati e custodi dei semi, perché ci hanno accolto proprio vestiti da pirati, ci hanno accolto e hanno fatto una cerimonia, ci hanno regalato i semi, ma in qualche modo è partita una iniziazione, nel senso che siamo diventati anche noi pirati e custodi dei semi, e dovremo adesso far tesoro di quei semi, coltivarci l'orto, perché dobbiamo un po' conoscere i cereali, la verdura e le frutta per lei, ma siccome facciamo finta che è anche per noi. E il nostro ruolo finisce qui, e quindi lavoreremo tutto l'anno con i bambini. Però, come abbiamo spiegato dei genitori, era per noi importante coinvolgere voi famiglie, perché se noi diamo un messaggio ai bambini, è chiaro che chi poco, chi tanto, chi come desidera e come vuole, in base alla propria cultura, alle proprie tradizioni, in base a tutto quello che volete, un po' di messaggio passi. Era importantissimo avervi qui con degli esperti, quindi questa sera con la dottoressa Trevisani e la prossima settimana con la dottoressa Fregonese. Per saperne di più, la dottoressa in particolare, biologa nutrizionista, ha scritto molto sull'alimentazione dei bambini, e a questo punto direi di lasciare a lei la parola, anche se per un attimo do anche la parola all'assessore alla cultura, alla signora Sartoretto, che voleva dare il suo saluto. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Veramente due parole veloci, solo di benvenuto e per portarvi i saluti dell'amministrazione. Io ringrazio prima di tutto gli insegnanti che hanno creato questa opportunità, perché non è da tutti i giorni o comunque da tutte le scuole avere un corpo docenti che si prodiga in questo modo, soprattutto lavora di fantasia, ma per lavorare con i bambini bisogna lavorare di fantasia per coinvolgerli e riuscire a catturare la loro attenzione e raggiungere degli obiettivi, come prima la maestra Laura mi accennava. E quindi complimenti per il progetto. Abbiamo aderito veramente con piacere a questa iniziativa, anche perché si inseriva in un progetto dell'amministrazione che ormai si sta ripetendo da qualche anno, ed è il progetto sulle pari opportunità. Penso che tutti qui in sala sappiate, oggi è il 25 di novembre, è una giornata un po' particolare, è la giornata della lotta contro la violenza sulle donne, quindi è stata abbastanza pubblicizzata anche attraverso i media. E con il progetto per le pari opportunità, che ormai stiamo portando avanti da qualche anno, vogliamo proprio creare una sensibilità, una maggiore attenzione verso questo tipo di problema, ma verso anche tutte quelle che possono essere le disparità. Quando parliamo di pari opportunità noi non parliamo solo di parità di genere, quindi parità uomo-donna, ma parliamo di parità in tanti ambiti, nell'ambito della scuola, nell'ambito sociale, nel lavoro. Sappiamo che problematiche ce ne sono in tutti questi contesti. Quindi da qualche anno stiamo lavorando e portando avanti delle progettualità che si sviluppano con iniziative di vario genere e che vogliono creare una sensibilità su questi argomenti. Abbiamo in programma proprio venerdì di questa settimana, fra qualche giorno,
un'altra serata a tema, intitolata Il diritto di difendersi, che fa parte di un'iniziativa che ha avuto veramente tanto riscontro quest'anno qui da noi, mi fa piacere dirlo, che è un corso di autodifesa, proprio autodifesa nel senso fisico del termine, rivolta alle donne. Abbiamo addirittura 50 partecipanti, quindi questo ci ha fatto molto piacere, e una delle lezioni si terrà appunto qui in questa sala con una psicologa che illustrerà le problematiche della difesa, dell'autodifesa o comunque dell'aggressione, della violenza, anche dal punto di vista psicologico. Ecco che quando c'è stata così ventilata la prospettiva di questi incontri sull'alimentazione, anche qua, devo essere sincera, abbiamo colto la palla al balzo. Il prossimo progetto, anno 2014-15, ha come titolo Expo 2015, Nutrire il pianeta, la donna come depositaria di cultura, di nozioni, di capacità legate alla gestione, cura, preparazione e conservazione del cibo. Quindi questi argomenti si agganciano sicuramente ai due temi di questa sera e della settimana prossima. Io mi fermo qua, ringrazio i presenti, i partecipanti, vedo che siete anche abbastanza numerosi, e buona serata, buon lavoro. Bene, allora, come al solito sono molto emozionata, nonostante l'esperienza, perché quando ci sono serate con una valenza così grossa, per me è sempre un'emozione, ecco, fare la mia esposizione, anche perché l'alimentazione è veramente un settore vastissimo, gli argomenti sono tanti, i punti di vista sono tanti, e quindi per forza di cose devo selezionare, no? E selezionare lascia sempre un po' il dubbio, no? Se la serata sarà esaustiva, se risponderà alle domande, ma poi alla fine le domande a cui non ho risposto fatemele voi, ecco. Spero invece di aver inserito argomenti che vi incuriosiranno, ecco, non che vi daranno delle risposte, perché andare a casa con una risposta oppure con una conferma, diciamo, non è qualcosa che ci stimola la curiosità, ma invece di andare a casa con tante domande, con tante questioni aperte, e magari anche con aver sentito delle informazioni che vanno in discordanza con quello che pensavate o quello che avevate pensato di capire fino a qua. Ecco. Vi ringrazio tantissimo, le maestre, per questo progetto, perché mi hanno fatto venire voglia di tornare in asilo, cioè di avrei preferito fare il percorso dei bambini, devo dire, piuttosto che stare da questa parte. E infatti di questo progetto sto raccontando un po' a tutti i genitori che passano per il mio studio, e devo dire che molti piangono, perché si trovano invece in strutture dove l'alimentazione proprio viene vista quasi come un fastidio, ecco. Però chissà che tanti cerchino di imitare questo percorso, cerchiamo di divulgarlo. Allora, appunto, sapete che la maestra Carlotta è stata male, ecco. E è stata male perché ha mangiato delle cose che non andavano, perché non ha bevuto l'acqua, e allora il mio compito di questa sera è quello di spiegare a voi genitori come mai no, la maestra Carlotta è stata male. Allora, intanto, appunto, quando è stata male, cosa hanno fatto subito? Tutto quello, cioè quello che noi tutti faremo, ovvero, Carlotta sta male, chiamiamo un medico di fiducia, no? E quindi è arrivata la dottoressa Tregonese, giusto? Perché è anche il medico di fiducia di molti di voi, no? Soprattutto bene. Perché quando stiamo male non vogliamo mettere come dire, a rischio la nostra vita, o ancora di più quella dei bambini, con una cura che sia sbagliata, o con una diagnosi sbagliata, oppure che tarda ad arrivare. E quindi ci mettiamo in mani fidate.
quindi di solito chiediamo consiglio agli amici, ai parenti, a chi sappiamo che ha già fatto un certo tipo di percorso, di modo da andare a colpo sicuro. E però cosa succede? Come è successo con Carlotta, che noi siamo così attenti a mettere la nostra malattia in mani fidate, ma siamo molto disattenti nel mettere la nostra salute, che sappiamo che è il bene più prezioso che noi abbiamo, che la maggior parte di noi ha la fortuna di avere quando nasce, non tutti però, comunque è la salute che dipende prima di tutto da quello che mangiamo e comunque anche dal nostro stile di vita, eccetera, come ha fatto Carlotta, la mettiamo nelle mani di chissà chi. Noi non conosciamo chi produce il nostro cibo, come lo produce, se è un cibo che ci farà bene o non ci farà male. Ecco, rispetto a chi mettiamo in mano la nostra salute, noi siamo, ma non per colpa nostra, diciamo solamente nostra, perché comunque l'informazione viene data in questo modo, a questo tipo di informazione viene dato con rilievo. Io dico sempre, le nostre cassette della posta sono infarcite di pubblicità, le cose che sapete invece sono, come dire, piccoli tasselli che vanno ad fare, come dire, a colorare i nostri giorni, la nostra quotidianità. E quali sono gli alimenti che possono interferire anche senza arrivare a dare un disturbo di iperattività così grave, che però possono interferire sull'umore nostro e dei nostri figli, sull'umore, quindi creare degli stati ansiosi o stati depressivi. Ci sono tantissimi bambini che appunto sono sempre stanchi, sono tristi, hanno spesso la risposta negativa a uno stimolo che tutto sommato dovrebbe essere positivo, oppure che vanno in crisi, soprattutto poi quando vanno a scuola per gli impegni, per la prestazione, eccetera. Allora, è stato fatto questo, uno degli studi, ne sono stati fatti tanti, e si è visto che, mettendo a confronto tre modelli alimentari, il modello alimentare in cui è massima l'incidenza di questo malumore, dell'ansia, di questa visione grigia della vita, è la pizza. Chiaramente non si parla di pizza fatta in casa, se avete visto Report di 3-4 settimane fa, ecco, sapete di che pizza stiamo parlando. Le patatine fritte, ma ormai avete già capito che hanno una cattiva nomea, anche queste non sono le patatine fritte fatte in casa con l'olio extravergine di oliva. Il pane bianco, lo zucchero bianco, la birra, chiaramente per i bambini questo problema non si pone. Poi bevande a base di latte aromatizzato, questo è uno studio americano, ma noi abbiamo degli equivalenti, noi queste non le beviamo, il famoso milkshake, eccetera, però abbiamo i gelati, gelateria artigianale, poi se andate a vedere sono polverine tutte mescolate con aromi, e poi però alla fine ci aggiungono un po' di latte, perché così diventa artigianale, non è come il Made in Italy, che fanno l'ultima cucitura sulla borsa e possono scrivere Made in Italy. Bevande a base di latte aromatizzato, pensate agli yogurt da bere. Yogurt da bere alla frutta, oppure yogurt alla frutta, ai cereali, o yogurt da mangiare, sono tutte bevande a base di latte aromatizzato. Ecco, questi incidono sull'umore negativamente. Carni lavorate, noi abbiamo tantissimi saccati, tutti mortadelle, eccetera, gli hamburger e le torte di carne. L'umore migliora in chi mangia le verdure, cioè ortaggi in generale, quindi niente di particolarmente. La vera carne di manzo invece che l'hamburger, l'agnello, perché è uno studio americano, il pesce e la farina integrale. Vedete, già inserendo un po' di verdura e la farina integrale, quindi pasta integrale, l'umore migliora, perché cosa hanno in comune? La verdura, foglia verde e la farina integrale hanno tanto magnesio. Il magnesio
è alla base della formazione della serotonina, che è l'ormone del buon umore, è l'ormone del sorriso. Noi con un etto, adesso non vi ho messo tutte le slide perché altrimenti, però con un etto e mezzo di farina integrale andiamo a coprire il fabbisogno di magnesio di una giornata. Se ci aggiungiamo 2-3 mandorle, ne abbiamo anche per il giorno dopo. E quindi le verdure con gli avete, nella clorofilla c'è il magnesio, quindi è normale che, tra l'altro, il magnesio è anche la carenza di magnesio, la base della fame nervosa. No, quella fame che noi arriviamo a casa, apriamo il frigo e chiudiamo il frigo. Apriamo la dispensa e la richiudiamo perché abbiamo quella voglia di mangiare, poi alla fine mettiamo in bocca qualcosa che però non ci soddisfa. Perché? E poi, ecco, magari quella cosa che ci può soddisfare un po' di più è la cioccolata, perché la cioccolata contiene tanto magnesio. Ecco, quindi, diciamo, il minimo di incidenza di stati, quindi l'umore migliore, ce l'aveva chi mangiava la frutta, quindi oltre alla verdura cotta la frutta e un po' di verdura cruda. Oltre al pesce, i fagioli, vedete che tornano, anche qua i legumi, i semi oleosi che tornano, no? Quindi tra i 5 alimenti salvavita noi abbiamo, perché la vita è fatta anche di giornate in cui ci si sveglia col sorriso, ecco, non è fatta solo di giornate in cui ci si alza senza scoprire di avere il diabete o l'ipertensione, ecco, ma come dire, sono giornate in cui ci si sveglia di buon umore, si va a letto e si dorme tranquillamente. E poi yogurt naturale, chiaramente, se no ricadrebbe qua, il vino rosso, anche questo per i bambini, lo lasciamo stare, ecco, per il momento. Ecco, tra l'altro, oltre a incidere appunto sugli stati depressivi ansiosi, la pizza fatta con la farina bianca, il pane bianco, lo zucchero, se vengono dati al mattino, per esempio la classica colazione con i biscotti, oppure con il tè zuccherato, che cosa fa ai bambini? Riduce la formazione, vedete, alto indice glicemico, dopo vi mostrerò che cosa vuol dire, riduce la formazione della sostanza grigia a scapito di quella bianca e riduce il quoziente di intelligenza. Quindi fare la colazione sbagliata, fare colazione con zucchero, con farina bianca tutte le mattine, compromette proprio lo sviluppo intellettivo del bambino, gli tappa un po' le ali. Per di più gli dà iperattività durante la mattina, gli dà scarsa concentrazione, perché lo zucchero questo fa, intanto dà fame, crea obesità, dà però anche minor concentrazione, abbiamo visto che aumenta l'iperattività, quindi un bambino che fa colazione così avrà poca possibilità proprio di imparare a scuola, di stare attento, di seguire anche i giochi che si stanno facendo. E per di più lo zucchero rallenta la mobilità dei globuli bianchi, quindi sarà un bambino che se a scuola c'è un'influenza, cioè, si ammalerà più facilmente perché avrà le difese immunitarie proprio nelle 4-5 ore subito dopo la colazione che sono abbassate. Ecco, quindi ci sono tante cose con cui si può fare colazione, che dopo vediamo, ma ecco, lo zucchero ricordatevi che non è solo in quello che si mangia, ma molto spesso in quello che si beve. Anche questa l'abbiamo stirata, la bottiglia cicciona. Allora, guardate, in una lattina di Coca-Cola ci sono 10 zollette di zucchero, cioè una lattina di Coca-Cola la si beve 5 minuti. Pensate nello stesso tempo di mangiarvi 10 zollette di zucchero. Se la bottiglia poi appunto diventa da, come dire, cresce di taglia, vedete che qua ne abbiamo 3, 6, 9, 12, 15, 16 e mezza in questa, e fino appunto ad arrivare a questa oversize che ne ha molte di più.
Ecco, quindi chiaro che se i bambini sono abituati a consumare queste cose, questi alimenti, non è facile fargli cambiare abitudini e soprattutto io mi rendo conto che non è facile per i genitori prima di tutto cambiare abitudini, perché chiaramente ci vogliono buone motivazioni, e per questo le maestre mi pare che stiamo facendo un lavoro veramente eccezionale, ma ci serve anche l'esempio, no? Chiaramente, e poi anche in questo, no, le maestre sicuramente hanno un ruolo importantissimo nel momento appunto della mensa, perché chiaramente nel momento della mensa i bambini guardano, sono molto attenti a quello che mangiano gli adulti oltre ai loro amici di riferimento. Ecco, cambiare abitudini tante volte va, per esempio, può iniziare dalla prima colazione. Sappiamo che saltare la prima colazione predispone all'obesità, soprattutto i bambini e i ragazzini in adolescenza. Allora, ad esempio, noi genitori come prima cosa dobbiamo imparare, no, magari già lo fate tutti, a fare una colazione e farla magari sana. Adesso avete visto che consumare zucchero a prima colazione non è proprio il massimo, anche perché fa venire fame durante il giorno. Quindi consumare zucchero durante la colazione vuol dire comunque durante il giorno, poi soprattutto alla sera, dopo cena, quando arriviamo stanchi, non riuscire a regolare bene l'appetito e andare a spiluccare anche cose che sappiamo che di fatto non fanno parte del nostro, delle nostre necessità, ma che sono quella cosa in più. Oppure prima dei pasti, mentre prepariamo. Per fare una buona colazione non serve molto. E una buona colazione previene, riduce il rischio di obesità, di diabete, insomma cose lontane, no, di solito, però no. Anche lavorare sulla prevenzione, soprattutto se in famiglia c'è qualche nonno, qualche nonna, qualche zio che già ha, soffre di ipertensione, ha diabete, ha sviluppato qualche malattia, no, non è male insegnare i bambini fin da piccoli a mangiare le cose che fanno bene invece che mangiare quelle che fanno male. Tanti bambini sono così plasmabili che basta dargli una cosa invece che un'altra. Ecco. E poi vedete come risultato immediato possiamo avere un bambino che riesce a stare più concentrato e essere più attento. Ecco, che vuol dire anche un bambino più tranquillo, un bambino con cui possiamo anche fare dei discorsi. Ecco, una colazione base, pane, puro e marmellata. Chiaramente una marmellata senza zucchero bianco o con lo zucchero integrale, ancora meglio, ci sono tantissime marmellate senza zucchero, se la fate in casa la potete fare senza lo zucchero. La marmellata, se è sottovuoto, prima che vi facciate la domanda, perché questo è un classico, ma dopo non si conservano. Se fate la marmellata e la mettete sottovuoto, il sottovuoto è il conservante. Casomai quando la aprite si conserverà un po' meno, perché non c'è lo zucchero che la conserva, però la marmellata senza zucchero vi dura anche un anno, due anni se fate sottovuoto. Un pane che, se è integrale, visto che tutti consigliano i cereali integrali, è molto meglio, e il burro è molto meglio di tutti quei grassi che troviamo all'interno dei biscotti, delle merendine, oppure che troviamo nei cereali per la prima colazione, eccetera. Poi sta tra l'altro una colazione anche per gli adulti che dà sazietà a lungo e non fa venire quel buco, il crollo che danno invece per esempio le fette biscottate con la marmellata. Fette biscottate e marmellate è una delle colazioni peggiori che si possono fare, perché anche se sono integrali, perché se leggete l'etichetta hanno sempre zucchero, se ci mettete la marmellata, che spesso è zucchero, avete doppio zucchero, e tra l'altro non c'è il burro che rallenta la digestione. Rallentare la digestione durante la prima colazione è un vantaggio, perché la fame ci arriva oltre la metà mattina e gli zuccheri li assorbiamo lentamente e ci danno energia per le ore successive. Poi vedremo cosa succede invece con, appunto, se non facciamo così. Per la prima colazione abbiamo visto, no, che lo yogurt migliora anche l'umore, se è naturale, magari potete aggiungere voi una marmellata senza zucchero, potete aggiungere della frutta, potete aggiungere il miele,
dentro lo yogurt si possono aggiungere tantissime cose. E tra l'altro, oltre a migliorare l'umore, migliora le difese immunitarie, ma anche migliora e fa la funzione di probiotico a livello intestinale. Sappiamo che i batteri intestinali determinano le difese immunitarie, ma anche si è visto che ha un'azione antiallergenica, quindi lo yogurt migliora la salute degli allergici, riduce le manifestazioni allergiche in chi soffre di allergie. E poi il kefir, che da noi non è tanto utilizzato, però insieme, perché questi sono studi sulla, sia sul kefir che anche sullo yogurt, ce ne sono molti, sull'azione antiallergica e anche sull'azione antitumorale, antiproliferativa. Ecco, quindi sia colazione che anche le merende, ecco, non pensate che i pasti più importanti sono il pranzo e la cena, sono molto importanti, a volte più importanti, le merende e la colazione. Sono dei momenti in cui possiamo mangiare insieme ai bambini la frutta fresca, lo yogurt naturale, pane, burro, marmellato, miele, oppure tanti bambini non amano il dolce e quindi pane con il pomodoro, un po' di origano, un pochino di olio, invece che prendere la focaccia piuttosto che il pane con le olive al... le focacce tipo quelle genovesi, ma oppure la pizza, appunto il trancio di pizza, le pizzette. Invece che prendere queste cose potete fare a casa pane magari integrale, pomodoro, olio di origano oppure patè di olive, oppure portare sempre in borsa una scatolina con uvette, albicocche secche, datteri, un po' di mandorle, eccetera. Pensate che in Germania i sacchettini, che adesso anche li troviamo alla Coop in altri negozi, viene chiamata la miscela dello studente, proprio perché da tanto tempo si sa che mandorle, noci, nocciole, uvette messe insieme vanno a nutrire il sistema nervoso. Infatti, se voi provate a metà mattina, invece che mangiarvi crackers, mangiarvi 3-4 uvette e 2-3 mandorle, vedrete che sentirete, magari vi bevete anche un po' l'acqua, sentirete subito il cervello che si riattiva, meglio che bere un caffè, ve lo assicuro. Oppure anche una fetta di pane, un po' di quadretti di cioccolato fondente, scaldato, si scioglie, invece che comprare la Nutella, ma dopo vi darò anche la ricetta per fare la Nutella in casa. E poi i popcorn fatti in casa, ecco, evitate di acquistare i popcorn già fatti, un po' perché è divertente farli e poi perché almeno li potete sfare con l'olio extravergine di oliva e non metterci il glutammato che molto spesso invece viene messo. E poi le castagne, adesso ci sono le castagne, sono di stagione, una merenda con le castagne è veramente una merenda molto buona e che anche aiuta le difese immunitarie per prepararsi all'inverno. Per i più arditi potete fare a casa anche le barrette con il muesli, quindi con i semini, la frutta essiccata, le uvette, eccetera. Però, volendo iniziare da una cosa più golosa, sicuramente più alla portata di tutti i palati, potete farvi in casa la Nutella. La Nutella, poi la ricetta ve la mando, la stampiamo, insomma, comunque mettete a bagnomaria praticamente il cioccolato fondente, un po' di latte se è vegetale, tipo soia, riso, eccetera, meglio, un po' di zucchero integrale di canna, le nocciole tostate ridotte a farina oppure la crema di nocciole al 100%, un po' di olio di semi di girasole spremuto a freddo e un po' di vaniglia. Quando tutto è sciolto lo mettete in un barattolino, conservate in frigorifero e vi dura 2-3 settimane e avete fatto una Nutella scegliendo tutti gli ingredienti e anche magari tarandola. C'è chi la ama più fondente, chi la ama meno fondente, allora lì digestite appunto gli ingredienti.
Ecco, invece appunto da evitare le merende troppo caloriche, perché io vedo che molto spesso, magari i bambini più grandini di loro, dei vostri insomma, fanno mezz'ora, tre quarti d'ora di morto, di basket, eccetera, e subito panino col prosciutto, cioè praticamente che va a coprire il doppio delle calorie che questi bambini hanno consumato, perché appunto durante, pensate che un giocatore professionista di calcio in una partita brucia, diciamo, 1000 calorie, ecco, dopo tutta una partita. Un panino, se va bene, ne ha 350 di calorie, ecco. Pensate, un bambino appunto che in un'ora di allenamento non brucia più di 200 calorie, anche perché chiaramente il consumo dipende dal volume, dal peso della massa muscolare. Ecco, pensate, un bambino di 4, 5, 6 anni che volume di massa muscolare può avere. Quindi il suo consumo non va oltre le 200 calorie quando fa una sessione da un'ora, di qualsiasi mese è un'ora. Ecco. Allora, e poi ecco, dove trovate scritto grassi vegetali, con lo zucchero, zuccheri veloci, quindi farina bianca, zucchero bianco. E ecco, perché evitare, un motivo in più, ecco, per evitare questi tipi di prodotti? Perché il nostro organismo è costituito da veramente tantissime cellule e tutte queste cellule hanno bisogno di 114 nutrienti diversi. Se voi prendete la pasta bianca, di questi 114 nutrienti non ce n'è neanche uno, perché nella pasta ci sono calorie e basta. Se prendete la farina bianca, se prendete appunto alimenti raffinati, di questi 114 nutrienti non ce ne sono se non piccole tracce, e quindi l'organismo va in sofferenza e perde di vitalità, perché appunto la nostra vita si alimenta con la vita, con alimenti che siano vitali, che sostengono, no, il lavoro cellulare. Ovvero, a me piace dire, alimenti che contengono quelle che io chiamo le chiavi di avviamento della salute. Le chiavi di avviamento della salute sono i minerali e le vitamine. Quindi quando io prendo una pasta bianca, quando prendo il riso bianco, il latte, la farina bianca, di chiavi di avviamento non ce ne sono più, perché appunto sono state tolte, magari ho le calorie, quindi è come se io avessi l'auto, quindi con la carrozzeria mangio le proteine, che di solito, ecco, questa parte è tutta tagliata, perché altrimenti, però le proteine nella dieta sono sempre troppe, soprattutto nella dieta dei bambini, che hanno bisogno invece di tanto carburante, i bambini, di cereali, di frutta. E quindi pieno fatto, olio appena cambiato, ho messo l'acqua nel radiatore, però ho perso la chiave di avviamento. Io di quell'auto non me ne faccio niente, come del mio corpo. Se io non ho le chiavi di avviamento mi sveglio stanca, col mal di testa, che sono di cattivo umore, che la prima ora che nessuno mi parli, no? E dopo magari vado al lavoro e mi fastidisco, i bambini vanno a scuola, fanno quelli che noi chiamiamo i capricci, e non vogliono andare a scuola, poi non vogliono venire a casa, poi qualsiasi cosa, mettiti le scarpe, no, cioè, no, dopo diventa tutta una giornata in salita, no? Quindi noi ci svegliamo la mattina e ci vediamo il muro davanti, quando invece la giornata potrebbe essere in discesa se l'alimentazione fosse più adeguata. Nella farina raffinata, purtroppo si vede un poco, però comunque diciamo che tutta la barra intera è la farina integrale. Quando noi abbiamo una farina bianca, vedete la vitamina E, la vitamina B6, il magnesio di cui vi parlavo prima, guardate che poco ce n'è rispetto alla farina integrale. Le vitamine del gruppo B,
lo zinco che serve per difendersi dai virus durante l'inverno. Guardate, così nella farina bianca e tanto così nella farina integrale. Il ferro, no, poi ci troviamo anemici, per forza, perché se noi basiamo il nostro apporto di ferro sulla carne, non lo raggiungiamo difficilmente, e così via. E questo accade perché? Perché tutto quello che noi mangiamo proviene da cereali raffinati che sono stati denudati di tutte quelle sostanze come vitamine e minerali che sono appunto le chiavi di avviamento che stanno nelle parti esterne, quindi nella crusca, nel cruschello e nel germe del grano che vengono buttati via, ovvero non è vero che vengono buttati, anzi, se voi andate in questa parete con i cereali, vedrete tutti i vari bastoncini di crusca, oppure troverete i biscotti con la crusca aggiunta, eccetera, tutti prodotti in cui la crusca la pagate, no? La paghiamo. Oppure poi andate nel reparto erboristerie e trovate le perle di olio di germe di grano, perché poi la pelle diventa brutta e insomma c'è bisogno di qualcosa che la renda di nuovo lucida, eccetera. E cosa andiamo a prendere? Perle di olio di germe di grano, pagandole tantissimo, ma noi invece lo potremmo mangiare tutti i giorni, più volte al giorno, prendendo la pasta integrale invece che la pasta bianca. Leggete bene l'etichetta anche della pasta però e anche di altri prodotti integrali, perché molto spesso vi accorgerete che sono fatti di farina bianca più crusca, perché per legge io posso scrivere con farina integrale e invece avere farina bianca più crusca e germe se lo sono venduto per fare le perle. Ecco, quindi oltre a essere impoveriti, la pasta bianca e i cereali bianchi hanno qualche altra caratteristica non favorevole. Non poteva esserci se ho messo la vignetta, chiaramente. Allora, ecco, le calorie è uno dei punti di vista più sbagliati con cui noi possiamo guardare i nostri alimenti. Le calorie non c'entrano niente con il fatto, come dire, con la scelta di alimenti salutari, no? Altrimenti la coca light sarebbe da consigliare rispetto alle noci, ad esempio. Sapete che invece i cardiologi tendono a consigliare di consumare le noci per prevenire, no, le malattie cardiovascolari piuttosto che la coca light, eppure hanno molte calorie le noci. Come mai? E come mai, ecco, la pasta integrale, i cereali integrali, i legumi, no, li abbiamo visti sempre scritti. Perché il... Allora, togliamo questa, scusate. Perché quando il cereale, vedete, quando la farina bianca viene raffinata, scusate, quando la farina integrale viene raffinata, viene assorbita più velocemente. Io, a parità di calorie tra pasta bianca e pasta integrale, nel giro di un'ora la pasta integrale, scusate, devo tornare indietro, allora la pasta integrale, accidenti, sì, no, ok, allora la pasta integrale, la pasta bianca nel giro di un'ora sarà depositata sotto forma di grasso, quindi la pasta in questo caso è vero che fa ingrassare, avrò fame e oltre alla pasta mi sarò mangiata anche il dolcetto. Se invece la pasta è integrale, l'assorbimento delle stesse calorie, le calorie non c'entrano, viene assorbita molto più lentamente, quindi vedrete, non avrò grasso depositato, non avrò fame. Fette biscottate con la marmellata, pane col burro e la marmellata. Quindi io posso gestire, anche se ho un po' più di calorie, non importa. L'importante è che il cibo sia più ricco, che abbia più fibre e che magari il pasto sia più completo, come pane, burro e marmellata, è molto più completo che pane e marmellata da solo. Va bene qua, vi risparmio, se no non ne ho più. Ecco, vedete, quando mangio tante calorie veloci, qui scatta la fame. Qui il
bambino diventa irascibile, cioè prima diventa iperattivo e poi qui si stanca, diventa irascibile, vuole un dolce, vuole assolutamente la caramella, vuole assolutamente la cioccolata, la Nutella o comunque qualcosa da mangiare. E vedete appunto, in questo caso si crea un circolo vizioso per cui ingrasso, sono stanco, nervoso, ho difficoltà di attenzione e di concentrazione e rimangio qualcosa che mi riporta sempre all'interno di questo circolo vizioso. Quindi la cosa importante da fare è rompere questo circolo vizioso e iniziare a mangiare degli alimenti che diano, che ci diano più serenità, che ci facciano stare più rilassati. Questo è proprio il risparmio. Ecco. E tra l'altro, ecco, anche qui in questo studio che ci mostra gli alimenti che fanno ingrassare e quelli che ci aiutano a dimagrire, si vede che le calorie non c'entrano niente con quello che pensiamo noi che faccia ingrassare, perché qui sono le patate, e va bene, tutti sappiamo che aumentare il consumo di patate fa ingrassare, però subito sotto le patate, che più o meno ottengono gli stessi risultati, c'è la carne rossa. La carne rossa, se mangiata troppo frequentemente, porta ad ingrassare, non a dimagrire, come siamo portati a credere. I dolci, ecco, vedete, farina bianca, farina integrale. La pasta integrale, il pane integrale aiutano a dimagrire, quello bianco aiuta a ingrassare. Frutta, anche questo, guardate, frutta e yogurt aiutano a dimagrire. Succhi, anche 100% frutta, aiutano a ingrassare. Quindi mangiare frutta o bere il succo di frutta non è assolutamente la stessa cosa, sia per l'ingrassamento che poi anche per il contenuto di vitamine, eccetera. Anche qui, proteine animali, proteine vegetali, quindi bistecca contro fagioli. Qui quanto si va verso l'obesità? Vedete che più si consumano bistecche, più si rischia l'obesità, si va verso l'obesità, più si consumano fagioli e più ci si allontana. Anche qui, i fagioli, tante persone non li consumano perché hanno tante calorie dai carboidrati. Ecco. E invece, anch'io in studio, lavorando in studio, anche oggi pomeriggio, è tornato un paziente per il controllo e non era dimagrito, anzi, era aumentato il chiletto e abbiamo un po', ma no, ma io seguo, ma continuo a seguire, eccetera. E poi alla fine cosa abbiamo scoperto? Che nelle ultime settimane, per motivi organizzativi, aveva smesso di mangiare fagioli, ceci, lenticchie, e questo l'aveva portato a rimettere su un pochino di peso. Per questo non si guarda più l'alimentazione dal punto di vista delle calorie, ma dall'indice di qualità della dieta, perché si è visto, questo studio che se vi interessa poi vi giro comunque, che con 2000 calorie si può essere obesi o si può essere in peso forma. Dipende, queste 2000 calorie, se le scegliamo di frutta, verdura, pasta integrale e semi, oppure le scegliamo di biscotti, pane bianco, pasta bianca. E allora abbiamo dovuto togliere il glutine e questa signora faceva, prima di venire da me, la spesa al supermercato come tutti gli altri, e insomma ho iniziato a dire: guardi, non è che prenda questo, prenda quello. Tra le altre cose le ho detto poi più avanti, no, le ho mostrato la quinoa, eccetera. Torna al controllo e mi dice, tutta fiera, mi dice: sa, dottoressa, sono riuscita a far mangiare le polpette di quinoa a mio marito e mio figlio, che questi, cioè, non avevano alba di che cosa fosse la quinoa. E io l'ho guardata e ho detto: che brava! E lei, sorriso, sorrone, dice: sì, sì, ma sa, ci ho messo la salsiccia dentro. Gli ho detto: è stata un genio. E loro si sono legati i baffi, hanno mangiato le polpette di quinoa e intanto hanno mangiato la quinoa che prima non sapevano. Poi la salsiccia un po' alla volta si può togliere, si può sostituire, quindi ecco,
quello che dico io è cercate di non fare cose troppo virtuose, perché sennò rischiate che tutte le vostre vostri buoni propositi vadano a naufragare nel giro di una settimana. Quindi meglio usare un po' di più il fritto, qualche pezzettino di salsiccia per appunto, anche se io non è che lo consiglio, però se voi poi la usate, per uno scopo nobile, che è quello di far cambiare le abitudini a tutta la famiglia, benvenga anche la salsiccia, chiaramente cercate di capire la provenienza e come è stata fatta. Ecco, con questo io ho finito, qui avete delle indicazioni su dei siti dove potete leggere, approfondire degli argomenti, sito Cusmin, nutrizionisti per l'ambiente, e poi cucinadellanima.it, qui trovate una sezione che si chiama il futuro, non è vero, la salute del cucchiaio, e in questa sezione con questa collega collaboriamo e quindi potete andare a spulciare per trovare delle ricette che poi potete anche adattare ai gusti della vostra famiglia. E poi qui per chi vuole dopo casomai vedere i libri ne ho portato qualche copia. Adesso sentiamo se avete delle domande. Sì. Posso chiedere? Va bene, sostituire lo zucchero, quello classico bianco raffinato, con il miele? Allora, va bene, però ecco, evitate che poi di consumare il miele in grandi quantità, quindi miele un cucchiaio al giorno. Un cucchiaio magari di tè oppure ecco, allora cercate di evitare di dolcificare le bevande, soprattutto se le bevete fuori pasto, perché altrimenti vi ricordate la curva, ecco, fuori nelle bevande gli zuccheri sono assorbiti velocissimi. Ecco, se invece voi prendete, vi fate pane col burro e la marmellata e vi bevete il tè con un po' di miele dentro, va bene, quindi all'interno del pasto va bene, oppure se avete la tosse, insomma, cioè se è un momento particolare va bene, però cercate di evitare di dolcificare quello che bevete fuori pasto o quello che i bambini bevono fuori pasto. Scusi, io ho sostituito lo zucchero raffinato con lo zucchero grezzo, però diciamo al supermercato è un po' una giungla, nel senso che si trovano vari tipi di zucchero integrale, grezzo, di canna, quindi sì, mi trovavo un po' in difficoltà nello scegliere. Sì. Cos'è che dobbiamo stare attenti? Ok, allora avete presente lo zucchero grezzo che c'è nelle bustine del bar? Ecco, quello non va bene. Quello è come acquistare zucchero bianco con un saporino un po' diverso. Invece dovete andare a prendere lo zucchero, quello che sembra un po' farinoso, molto scuro, marrone. Ecco, quello è un alimento perché è la canna da zucchero intera, senza essere, essere stata privata della melassa, che è la parte della canna da zucchero dove ci sono tutti i minerali. Ad esempio, pensate che la melassa viene utilizzata come integratore di ferro, perché ha tantissimo ferro. Quello che dovete cercare è appunto lo zucchero integrale, quindi quello molto scuro, dico quello che sembra vivo, lo mette il sacchetto e dentro lui continua a muoversi per qualche istante. Come? Quello dell'alce nero. Alce nero, ecco sì, oppure anche il muscovado, il lucita, del commercio al consolidale, insomma ce ne sono anche panela, ecco panela però è tante volte in pezzi più grossi e quindi dà ancora più sapore. Ecco perché quando voi scegliete lo zucchero integrale, voi state scegliendo non più un ingrediente che, neutro, ma vi cambierà un po' il gusto, vi cambierà un po' il gusto di quello che andate a dolcificare. Fruttosio? Allora, fruttosio è come lo zucchero bianco, solamente che non alza la glicemia. Cosa vuol dire come lo zucchero bianco? Allora, quando noi mangiamo qualcosa, abbiamo
la saliva che deve impastare, che contiene proteine, contiene minerali, contiene vitamine che servono per attivare gli enzimi per la digestione. Stessa cosa nello stomaco, nell'intestino, poi ci sono i trasportatori che prendono lo zucchero e lo portano in circolo sanguigno, poi quelli che dal circolo lo portano nelle cellule e la, l'insulina che ha bisogno del cromo, insomma, e poi ci sono degli altri trasportatori che hanno bisogno del manganese, del magnesio, eccetera. Allora, lo zucchero bianco non ha niente di tutto questo, vitamine, soprattutto la B6 e anche alcune altre vitamine del gruppo B. Lo zucchero bianco come fruttosio non ha niente di tutto questo. Cosa vuol dire? Che quando noi consumiamo questi prodotti rubano per essere utilizzati nel nostro corpo tutti questi elementi. Se io invece prendo lo zucchero integrale di canna, avrà non solo i minerali che servono per essere digerito, ma ne avrà in più che ci servono, per esempio, perché tutti questi che vi ho nominato sono gli stessi minerali e vitamine che servono per produrre la serotonina, per produrre la melatonina per dormire, insomma, eccetera. Quindi mangiare magari una torta fatta con quello zucchero lì al mattino ci aiuterà anche a dormire meglio la sera, perché avremo camerato minerali e vitamine che ci aiutano a funzionare bene per tutta la giornata e anche a dormire bene per tutta la notte. Quindi anche il fruttosio può, io anche lo consiglio in alcuni casi, perché poi lo zucchero bianco dà dipendenza, perché quando io crollo ho voglia di nuovo di mangiare zucchero, quindi è una dipendenza proprio fisica. Allora, per rompere la dipendenza, io in casi in cui so che la dipendenza è molto forte in bambini, in cui appunto non si può pensare di fare, comincia con il ragionamento, inizialmente si può mettere il fruttosio e dopo, quando la dipendenza è rotta, lo vedete perché il bambino non vi chiede più le caramelle, il dolce, insomma, se c'è lo mangia, se no non gli viene neanche in mente, allora lì potete magari passare ad altri oli dolcificanti oppure allo zucchero integrale di canna. Ho osservato che non rientrano le uova negli alimenti che sono stati riportati nel slide. Se ne può fare a meno? Allora, è vero che non sono riportate, devo dire che anch'io ho una passione per le uova, cioè non so lei, ma io ho una passione per le uova, e quindi anche perché, insomma, le galline, dal mio punto di vista, sono degli animali che allo stato dobrato potrebbero sopravvivere, quindi, come dire, soprattutto se non c'è il gallo e le uova non sono gallate, sono degli alimenti che dal punto di vista etico, almeno per la mia etica, non, anche se li mangiamo, non vanno, come dire, a compromettere nessuna vita. Già se c'è il gallo nel pollaio le cose cambiano. È un alimento molto completo che appunto, soprattutto se le delle galline di casa che sono state nutrite con le granaglie, è anche un alimento che contiene molte vitamine e anche dei grassi interessanti. Non contiene tutto il colesterolo che si pensa, il colesterolo è dato soprattutto dall'alimentazione squilibrata, ecco, quindi mangiare le uova anche in chi ha colesterolo alto, dagli studi viene segnalato che non gli fa la differenza. Quindi le uova, anche io non so come mai siano citate né nel bene né nel male, però dal mio punto di vista sono un alimento che di solito consiglio, ecco, non abbinatele al formaggio, è un delitto abbinare le uova al formaggio. Perché il calcio e il ferro si contrastano nell'assorbimento, quindi ho il uovo che ha ferro e che non verrà assorbito perché c'è il formaggio e viceversa il calcio del formaggio, e poi vado a fare una somma di alimenti proteici che andranno anche a peggiorare la loro reciproca digestione nello stomaco. Ecco, quindi fate la frittata con le verdure, con le patate, con la cipolla, saporitela con l'erba, col pomodoro, anche con la salsa di pomodoro, viene molto buona con l'origano, però evitate di metterci anche il formaggio dentro.
diciamo la pasta, possono essere sempre abbinati insieme a pranzo e a cena, o è, cioè, o è bene separarli? O... Allora, sempre dal mio punto di vista, io tendo a dare degli abbinamenti perché ci aiutano a rimanere più radicati, a seguire di più quelle che sono le nostre tradizioni. Quindi, se noi mangiamo una pasta di fagioli, come dire, ci sentiamo un po', no, legati alle nostre tradizioni, risotto con i piselli, anche, non so se voi le usate, ma la minestra di spezzati con i crostini di pane, insomma, così via. Se noi invece mangiamo solo i fagioli o solo, vabbè, solo la pasta magari, però solo un altro cereale, magari non ci sentiamo, come dire, sono dei piatti in cui ci riconosciamo meno. E è anche importante riconoscerci nel cibo che consumiamo, magari aggiungere anche delle cose nuove, però anche per gli piatti tradizionali. Comunque, anche se i legumi e i cereali vengono consumati in pasti diversi, alla fine, siccome anche di questo non abbiamo parlato, però i fagioli da soli non forniscono delle proteine complete, si completano quando ci aggiungiamo la pasta o ci aggiungiamo l'orzo, oppure ci aggiungiamo il miglio, che hanno degli aminoacidi, delle proteine che vanno a completare le proteine dei legumi. Però anche se noi mangiamo la pasta a pranzo, i fagioli a cena, a livello poi plasmatico, nel nostro circolo sanguigno, nottetempo si incontreranno e diventeranno delle proteine complete. Quindi potete scegliere se mangiarli nello stesso pasto o in pasti separati. Diciamo che l'importante è consumarli all'interno di una stessa giornata. Scusi, è un bambino che o perché non gli piacciono o perché vive in una famiglia che ha fatto una scelta di avere una dieta vegetariana e compensando con legumi e altre proteine, può crescere comunque in salute o? Allora, diciamo che avete visto che soprattutto la carne rossa sta al vertice della piramide. Allora, dal mio punto di vista l'importante è che ci sia uova e formaggio che coprono il fabbisogno della vitamina B12, che non si trova nei vegetali. Ma a un bambino non servono assolutamente carne e pesce per crescere, diciamo, in modo armonioso, perché tutti i nutrienti che gli servono li trova, appunto, diciamo, molto peggio un bambino che cresce senza mangiare le verdure o senza mangiare la frutta, perché lì sì gli mancano dei nutrienti fondamentali. Ma i nutrienti che troviamo nella carne li possiamo trovare, appunto, anche in tanti altri alimenti. In tutta la serata io non ho mai sentito parlare del sale. Sì. Sale sì, sale no, quanto sale, poco sale. Ok. Quanto sale. Allora, un po' di sale può essere anche una fonte interessante di oligoelementi, dipende che sale è, giustamente. Quindi se noi abbiamo del sale, allora, facciamo un passo indietro. Sapete che noi, sì, c'è una delle teorie evoluzionistiche che dice che noi deriviamo dal mare, no? Dai pesci. Perché? Perché il nostro plasma sanguigno, quindi la base su cui poi stanno tutti i globuli rossi, i globuli bianchi, eccetera, è una soluzione, quella che viene chiamata soluzione fisiologica, formata di acqua e sale. E sali in realtà, perché non è solo cloruro di sodio, ma è tutto uno spettro di sali che si trova esattamente nelle stesse proporzioni che si trovano nell'acqua di mare, solamente che l'acqua di mare è un po' più concentrata, infatti c'è un 33-36% di sali nell'acqua di mare, il nostro sangue invece ha 9% per mille, mentre il nostro sangue ha un 9 per mille di sali. Cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente quando noi consumiamo
consumiamo sale marino integrale non raffinato, consumiamo piccole quantità di zinco, di cromo, di cobalto, di manganese e di tutti quegli oli e elementi che sono indispensabili per il corretto funzionamento del sistema nervoso, dei muscoli, per la produzione degli ormoni, per l'equilibrio del sistema immunitario, eccetera, e che di cui ce ne bastano pochissimi e che magari non troviamo o rischiamo di non trovare in quantità adeguate negli alimenti che consumiamo per la giornata. Quanto le linee guida di solito dicono circa 5 grammi al giorno, che è praticamente un cucchiaino piccolo da caffè in tutta la giornata. Quindi praticamente se noi togliamo il sale forse ne mangiamo, usiamo una quantità adeguata, perché comunque c'è anche il sale nascosto negli alimenti, se lo acquistiamo anche semplicemente in pane o anche appunto nella cottura della pasta, del riso, ecco, per esempio, già togliendo il sale dalle insalate, dalle verdure, eccetera, magari ci avviciniamo a quello che è il nostro fabbisogno. Ecco, il sale marino, il sale iodato, è un sale raffinato a cui è stato aggiunto l'iodio. Il sale marino integrale ha già una quantità di iodio piccola, ma ce l'ha, che però è molto ben utilizzabile. Bene. Direi possiamo concludere con un bello applauso. E volevo invitarvi tutti e ringrazio il negozio L'Ortica di San Donato di Piave che offre a tutti e a chi lo desidera una bio degustazione. Grazie. E grazie. Ringraziamo la dottoressa e ci vediamo mercoledì prossimo. Sì, ci vediamo mercoledì 3 con la dottoressa Sara Fregonese con la conferenza dal titolo Noi siamo il cibo che mangiamo. Spero di vedervi così numerosi. Grazie. Grazie.